Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti sul mio canale. Oggi una puntata in cui il protagonista è lui, o lei, Alexa. Magari lo avete ricevuto a Natale, magari ve lo state per comprare, magari ve lo siete comprati e adesso la domanda che vi fate è: ma che ci faccio? Ma Alexa serve solo per sentire quali sono le previsioni del tempo e per sentire qualche canzone? Insomma, non basterebbe un normale assistente vocale? Quindi oggi andiamo a vedere 10 funzioni che sono quotidiane, di uso quotidiano, per gestire, per utilizzare fino in fondo il tuo assistente vocale di Amazon. Se ancora non lo hai fatto, però, io ti prego di iscriverti al mio canale, poiché davvero a te non costa nulla, invece per me è un grandissimo e enorme favore. Inoltre, se rimarrai fino alla fine, ti darò un consiglio così bonus per chi ha avuto la pazienza di ascoltare tutto, ed un'altra cosa fantastica che Amazon ha già annunciato e che in America e negli Stati Uniti è già attiva, che a mio avviso è veramente fantastica. Quindi rimani fino alla fine, abbi la pazienza e guarda fino alla fine ciò che io ti voglio dire. Cominciamo subito, ed in effetti il primo metodo, la prima caratteristica che differenzia e che caratterizza tantissimo questi assistenti vocali è l'ascoltare la musica. Ma ascoltare la musica non vuol dire soltanto un semplice ecco, metti una canzone, ma anche molte cose in più. Mi sono scordato di dirti che per ora, se stai ascoltando questo video, ti prego di premere questo tasto qui in modo da far diventare rosso il tuo assistente, così ogni volta che dirò la parola Alexa non andrà ad ascoltare la mia voce. Cosa voglio dire che non è un semplice musica e basta? Che innanzitutto ci puoi andare a mettere tutti i tuoi account di musica preferita. Se tu già ad esempio hai un account su Spotify, puoi andare ad inserire tutta la tua musica direttamente qui su il tuo assistente vocale e ascoltare Spotify da qui, ma anche Apple Music, ma anche TuneIn, tanti altri modi per sentire musica e radio. Uno dei miei preferiti, ad esempio, è ascoltare la radio attraverso il mio assistente vocale. Alexa, metti Rai 1 su TuneIn. Rai Radio 1 da TuneIn. Eccolo qui. Vabbè, adesso inizia. Alexa, stop. Abbassiamo il volume, perché mi sembra abbastanza così. Ecco, una cosa, a mio avviso, davvero fantastica, è nel caso voi aveste più apparecchi eco all'interno della vostra casa, potete andare a creare dei gruppi. I gruppi vuol dire che, ad esempio, se hai una casa a due piani, puoi andare a creare un gruppo che è il piano terra, un altro gruppo che è il secondo piano, e andare a far suonare contemporaneamente tutti i tuoi eco, ad esempio del piano terra, oppure del primo o secondo piano. Oppure potresti andare a creare un gruppo, come ho fatto io, che si chiama gruppo dappertutto. Il che significa che tu, se hai più eco, puoi andare a sentire la musica, diciamo, col vecchio metodo del filo di fusione, insomma, ascoltare la stessa canzone contemporaneamente su tutti i tuoi eco. Ed è una cosa molto bella, perché tu ti sposti di stanza in stanza e continui ad ascoltare la tua musica preferita. Ad esempio, io qui ne ho un altro. Alexa, metti la canzone di Marinella sul gruppo Dappertutto. Lo stiamo sentendo, vedete, contemporaneamente su tutti e due. Alexa, stop. E quindi posso andare a sentire la musica dovunque io sono all'interno della mia abitazione. Una cosa molto bella è, se hai un dispositivo del genere, un Echo Show 5, puoi andare a permetterti di vedere anche le canzoni, quindi tipo karaoke, insomma andare a vedere le parole qui. Alexa, metti Cat Stevens, Father and Son, Dappertutto. Father and Son di Cat Stevens. In riproduzione sul gruppo Dappertutto. Eccolo qui. Vedete che ad esempio qui mi appare la casellina testi. Vado a premere sul testi e vedete come posso andare a fare una specie di karaoke. Che change.
Just relax, take it easy. Vabbè, basta così, altrimenti mi metto pure a piangere. Alexa, stop. Quindi ecco, vediamo, questa è una cosa bellissima, con i tuoi figli, con tua moglie, insomma tu da solo ti puoi fare un karaoke a casa senza spendere nulla con il tuo Echo Show. Andiamo alla seconda funzione di uso quotidiano, il drop-in. Questa è una funzione introdotta da poco. Questo è un sistema come se fosse un interfono tra le diverse stanze della tua casa o tra i diversi piani della tua casa. Ad esempio, io posso andare a chiamare in drop-in dal mio cellulare dovunque io sono ed andare a parlare con un componente della mia famiglia tranquillamente. Lo facciamo ad esempio qui dall'applicazione Amazon Alexa, mi sposto un pochino, altrimenti rimbomba tutto quanto. Allora, guardate, drop-in, chiamiamo l'Echo Show, guardate, io sto chiamando in drop-in l'Echo Show, abbasso il volume altrimenti fischia tutto. Ecco, vedete come sto chiamando in drop-in, mi sto autochiamando, ma in realtà potrei andare a chiamare da fuori e quindi andare ad avere questo effetto di chiamata verso una stanza. Ecco, ti ripeto, se tu hai ad esempio un Echo Show oppure anche un semplice Echo o un Echo Plus oppure un Echo Dot di stanza in stanza, ti puoi andare a chiamare. Altra cosa molto importante che c'è qui è l'annuncio. Ad esempio, puoi dare degli annunci su tutti i tuoi Amazon Echo. Faccio per dire, ne registro uno: è ora di mangiare, andare a lavarsi le mani. Gli dico di inviarlo e adesso su tutti gli Amazon Echo ci sarà l'annuncio. Vedete che qui addirittura mi dice annuncio da Mariano, quindi riconosce la mia voce e dice che l'annuncio che sta arrivando è da parte mia. Quindi tutti a lavarsi le mani perché è ora di mangiare. Quindi questa è la comunicazione tra i vari sistemi. Terza funzione da utilizzare tutti i giorni è quello dei timer e degli allarmi. Il timer, ok, posso mettere un normale timer, ma lo sapevi che il timer lo puoi anche andare a chiamare? E quindi posso dire: Alexa, aggiungi un timer pizza per 30 secondi. Quindi lui ogni volta che avrà anche più timer, posso andare a mettere ad esempio un timer, non so, per la pasta, uno per la pizza, uno per ricordarmi di telefonare a qualche mio amico, mi andrà a richiamare anche il nome del timer che io sono andato a mettere, così che io mi ricordo ciò che dovevo andare a fare. Questo io l'ho messo ad esempio in 30 secondi, quindi nell'arco di 30 secondi suonerà Alexa perché mi dirà, mi ricorderà il timer. Eccolo qui. Il tuo timer pizza è scaduto. Eccolo. Alexa, stop. Se ad esempio metto un timer molto più lungo, Alexa, metti timer pasta per 30 minuti. Questa non la so. Alexa, metti un timer pasta per 30 minuti. Timer pasta, 30 minuti a partire da ora. E magari ad un certo punto posso andare a domandarmi a che punto è il timer, a che punto è arrivato il timer, per così andare ad esempio a provare la pasta nel caso in cui ho messo questo timer. Lo posso fare andando a chiedere ad Alexa quanto tempo manca. Alexa, quanto tempo rimane per il timer pasta? Circa 29 minuti di tempo residuo. Chiaramente l'avevo messo adesso, posso andarlo ad annullare. Alexa, annulla il timer pasta. Timer pasta cancellato. In questo modo andrò a cancellare tutti i miei timer. Altro a posto del timer è andare a mettere le sveglie anche mattutine. Alexa, metti una sveglia alle 15:27 con la canzone Rocky. Sveglia impostata alle 3:27 del pomeriggio con Rocky. Movie Main Team.
Ecco, a questo punto, quando ci sarà fra qualche minuto, penso un minuto, andrò a vedere che la canzone Rocky inizierà a suonare. Ma non solo, io ho impostato anche una routine, e ne parleremo fra un attimo, in cui alla fine della sveglia succede qualcosa. Cioè, quando io gli dico di stoppare la mia sveglia, mi andrà a dare magari il buongiorno, mi potrà dare qual è la temperatura interna ed esterna alla mia casa, mi potrà andare a dare le previsioni, quanto traffico c'è per andare al lavoro e così via. Quindi potremmo andare ad impostare le routine, che sarà una delle cose di cui parleremo fra poco, anche quando io vado a dare lo stop alle sveglie che io ho impostato. In questo, ad esempio, fra qualche secondo dovrà andare a suonare la sveglia con la canzone Rocky, così magari sono in forma per iniziare una nuova giornata tremenda, ma poi, come gli dirò di fermarla, alcune cose succederanno. Quindi stai bene attento, stai bene attenta, perché fra un po' suona la sveglia. Adriana, Alexa, stop. Su una scala da 1 a 10, tu sei un 11. Grazie. Ciao. Oggi, dopo la sosta natalizia, ritorna al campionato di calcio. Alexa, stop. Avete visto come era? Quindi mi ha messo Rocky, mi ha detto quella cosa carina, insomma, che su una scala da 1 a 10 io sono 11, poi mi ha dato delle notizie del giorno ed in più ha impostato le luci della mia casa. Ecco, queste sono tutte cose che io posso fare contemporaneamente con le routine, che vedremo fra poco. Ve ne ho fatta vedere una. Quarta cosa, i calendari. Ecco, questa è una cosa fantastica. Posso andare a impostare, a dirgli il calendario di default, che può essere Google Calendar, può essere il calendario di Apple, può essere Microsoft Outlook e così via. Io ho impostato ad esempio il mio calendario all'interno e posso andargli a dire direttamente di andare a mettere degli appuntamenti. Quindi posso andare ad inserire ad esempio un evento. Alexa, metti in calendario per le 18:30 incontro con Jessica e prendiamo il tè. Dunque, incontro con Jessica e prendiamo il tè. Oggi alle 6:30 del pomeriggio. Fantastico. Confermi? Sì. Ok, l'ho aggiunto. Posso andare ad esempio a richiamare quali sono i miei impegni. Se avete ad esempio un Echo Show, i tuoi impegni verranno anche elencati qui sopra, così tu puoi andare a vedere tutte le cose che hai da fare. Ecco, ad esempio, andate a vedere qui il tempo e così via. Alexa, quali sono gli appuntamenti per oggi? Per oggi è ancora in programma un evento. Alle 6:30 in programma l'evento incontro con Jessica e prendiamo... Alexa, stop. Posso andare ad esempio a cancellare tutti gli eventi. Alexa, cancella tutto il calendario di oggi. Elimino incontro con Jessica e prendiamo il tè alle 6:30 del pomeriggio. Confermi? Sì. Quindi, ecco, andiamo a vedere come possiamo interagire direttamente con il nostro calendario e ritroveremo tutti i nostri impegni qui, e cioè andremo a ritrovarlo, ad esempio nel mio caso, io lo andrò a ritrovare direttamente dentro Google Calendar. I promemoria, quinta feature giornaliera, i promemoria, e cioè posso andare a chiedere al mio assistente vocale di ricordarmi qualcosa. Alexa, ricordami tra 30 secondi di iscrivermi al canale di Mariano Pirantozzi. Ok, te lo ricorderò tra 30 secondi. Quindi tra 30 secondi lei mi ricorderà che devo fare, e te lo ricordo anche a te, quindi iscriviti al mio canale se ancora non l'hai fatto, ed inoltre arriverà un reminder anche sul mio cellulare. Adesso lo andiamo a vedere, e tra 30 secondi apparirà, me lo dirà e apparirà anche sul cellulare. Quindi questa è una cosa molto buona nel caso in cui voi siate smemorati, e cioè siate più o meno come me. Ecco il promemoria. Promemoria, iscrivermi, vedete, al canale di Mariano Pirantozzi. È arrivato, vabbè, ha detto il mio nome, l'ha completamente storpiato, me lo ha ricordato, e vedete che qui Alexa stop, e vedete che qui sul cellulare è apparso anche, ve lo faccio rivedere, è apparso anche, oltre un messaggio WhatsApp, è apparso anche il reminder. Sesta cosa che devi imparare ad utilizzare sono le liste. Alexa può andare a creare ed inserire all'interno
all'interno di alcune liste, ad esempio le liste della spesa, le liste delle cose da fare, le liste delle cose da comprare, può andare ad inserirci direttamente un oggetto alla volta o più oggetti. Alexa, crea lista della spesa. Come la vuoi chiamare? Lista della spesa. Hai un articolo nella lista della spesa, acqua. Ecco, avevo già inserito all'interno della mia lista l'acqua. Alexa, aggiungi all'interno della lista della spesa nuova macchinetta fotografica. Ho aggiunto nuova macchinetta fotografica alla tua lista della spesa. Alexa, leggi la mia lista della spesa. Hai due articoli sulla tua lista della spesa, nuova macchinetta fotografica e acqua. Vabbè, quindi insomma è una cosa molto buona. Se poi voi ve lo andate a ritrovare all'interno della vostra applicazione su liste, potrete anche andare a condividere la lista con magari tuo marito, tua moglie, la tua compagna e così via, in modo che tu crei la lista della spesa e poi gliela puoi inviare ad esempio tramite WhatsApp. Settima cosa che ti voglio dire sono le routine. La prima routine l'abbiamo vista prima. Ma di routine davvero ne potrete fare infinite. Ad esempio, una routine interessante è quella con il tempo. Cioè tu puoi dare dei tempi, degli intervalli di tempo prima che le cose accadano. Cosa vuol dire? Ad esempio, esco di casa, dico ciao e il mio dispositivo spegnerà le luci non immediatamente, ma dopo 30 minuti che sono uscito. Questo vuol dire che avrà tempo per spegnere tutte le luci, oppure potrò dire sto arrivando e quindi andrà ad accendere tutte le luci magari 15 minuti prima che io sto arrivando. Insomma, potrete andare a fare davvero, io penso, un'infinità di cose. Perché? Oltre tutte le routine che voi potete andare a fare sul vostro cellulare e quindi sulla applicazione Amazon Alexa, anche collegandolo con Alexa Stop, anche collegandolo con IFTTT, le possibilità si moltiplicano davvero a dismisura. Io ve ne faccio vedere alcune che ho fatto io. Una è spegnere tutte le luci. Alexa, spegni tutto. Vedete come alle mie spalle la luce si è spenta. Oppure posso dire Alexa, sono arrivato. Alexa, siamo arrivati. Ciao, ho acceso tutto. E accende questa mia luce verde. Potrete fare decine quindi di routine, ad esempio quando ti alzi, farti leggere tutte le notizie sul traffico, le notizie sul meteo, tantissime cose, qualsiasi cosa ti viene in mente. Ti voglio ricordare che se sei interessato su come si creano le routine, ti prego scrivimelo qui sotto nei commenti, in modo che ti posso anche far vedere alcune routine davvero molto molto interessanti. Te ne ho fatte vedere due o tre così per farti rendere conto di quante cose puoi andare a fare con Alexa. Ottava cosa che puoi fare sono le chiamate, e cioè puoi andare a chiamare tramite la tua applicazione Alexa sul tuo cellulare, puoi andare a chiamare tutti i contatti che sono nella tua rubrica e che hanno un dispositivo Amazon. Quindi puoi andare a chiamare tantissime persone che magari tu sai e hanno dato la possibilità di essere chiamate tramite il tuo dispositivo. Se invece non vuoi chiamare altre persone, puoi sempre andare a chiamare tu da fuori, puoi andare a chiamare i tuoi dispositivi, i tuoi familiari tramite sempre l'applicazione Amazon. E cioè, ad esempio, io in genere lo faccio qui, vedete c'è il tasto chiama e puoi andare a chiamare tutti i tuoi dispositivi. Oppure, te lo ripeto, le persone che hanno un dispositivo Echo e che hanno dato il consenso ad essere chiamati. Nona cosa che tu puoi andare a fare, davvero a mio avviso spettacolare, andare a congiungere, sempre parlando di chiamate, il tuo account Skype per le tue chiamate. Quindi potresti fare videochiamate o videoconferenze direttamente dal tuo dispositivo Echo Show, oppure soltanto chiamate vocali tramite qualsiasi dispositivo Alexa che tu hai a casa. Quindi questa è una cosa a mio avviso molto importante, perché puoi andare a registrare il tuo account Skype e andare ad utilizzare i tuoi dispositivi Echo come se fossero dei computer da cui tu puoi fare le chiamate.
La decima cosa è l'ascolto. Abbiamo parlato prima della musica, sì, ma io posso ascoltare tantissime altre cose. Ad esempio, l'abbiamo visto, la radio, posso ascoltare i podcast nel caso in cui tu sei registrato ad Amazon Audibile. Ti lascio qui il link in descrizione per avere 30 giorni gratis di Amazon Audibile, che è il servizio di lettura di audiolibri davvero fantastico. Oppure, se tu hai un dispositivo di lettura Amazon, quindi ad esempio un reader di Amazon, qualsiasi esso sia, puoi andare a continuare la lettura tramite l'ascolto. Ad esempio, Alexa, leggi il mio libro. Riprendo il tuo libro più recente, L'ora di lezioni, per un'erotica dell'insegnamento, Super E, opera di Vecchio. È per questa ragione che Agatone chiede di stare seduto vicino a Socrate. Vuole beneficiare a me in massa di questo... Alexa, stop! Quindi vedete come può leggerci il libro che stiamo leggendo sul nostro e-reader direttamente dal nostro dispositivo Echo. Ma può anche andare a farti sentire i tuoi podcast preferiti. Ad esempio, Alexa, metti il podcast del Ruggito del Coniglio. Ecco il ruggito del coniglio, da TuneIn. Il ruggito del coniglio del 20 dicembre 2019. Alexa, stop! Quindi vedete, possiamo ascoltare non solo musica, ma tantissime altre cose. Ora, siccome sei rimasto fino alla fine, adesso ti voglio dare dei trucchi bonus. Il primo è che se hai a disposizione un Amazon Plus, puoi andare a sapere la temperatura anche interna. Infatti, internamente, solo al Plus, voi avete un termostato che vi permette la lettura della temperatura interna. Alexa, che temperatura c'è a casa? La temperatura è 20. 20, così, è 20. Alexa, che temperatura è fuori? In questo momento, la temperatura è di 0 gradi Celsius. Beh, per stasera, insomma, la minima prevista Alexa, è di stop. Ok, oggi fa freschino, direi, ma dentro casa si sta ottimamente. Se invece non avete un Echo Plus, potrete andare a leggere soltanto la temperatura esterna. Se invece, oltre al Plus, avete anche gli altri dispositivi, potete andare a chiedere a qualsiasi dispositivo qual è la temperatura interna, ma la lettura sarà sempre della stanza in cui è il Plus. L'ultima cosa che ti voglio dire è il fatto che negli Stati Uniti Amazon ha già rilasciato quello che si chiama il sistema di guardia. E cioè, quando tu esci di casa, puoi dire Alexa, sto uscendo di casa, e lui e lei capirà che in quel momento non c'è più nessuno dentro casa e andrà a registrare le voci, in modo che se si accorge che ci sono delle cose strane, ti manderà degli avvisi, ad esempio, non so, delle rotture di bicchieri, oppure se abbiamo connesso ai nostri dispositivi Amazon dei rilevatori di fumo, ti avviserà nel caso in cui c'è del fumo, oppure andrà ad accendere e spegnere le luci nelle varie stanze in maniera realistica, in modo da far capire a qualche malintenzionato che qualcuno dentro casa c'è sempre. Questa è una cosa, a mio avviso, bellissima, non vedo l'ora che giunga anche in Italia, e quando giungerà di certo ci faremo anche lì una bella recensione. Adesso io ho finito, ti ho dato ben 10 routine quotidiane con il tuo Alexa, adesso ti potrai divertire tantissimo. Ti prego, scrivimi qui sotto nei commenti se magari le conoscevi già tutte, se qualcuna di queste ti è piaciuta particolarmente, dimmi quale di questa sicuramente andrai ad utilizzare, e vammi anche a dire se magari ti interessa sapere qualcos'altro su Amazon Alexa, e se ti interessa ancora qualcos'altro su come ad esempio andare a costruire le routine migliori, o quali sono le skill migliori per Amazon Alexa. Adesso io ti ricordo, da ultimo, se non l'hai fatto, ti prego iscriviti al mio canale e a tutti gli altri miei canali social. Io ti auguro una splendida giornata e ti saluto con il mio ciao ciao. Alexa, metti Rai Stereo 1 su TuneIn. Non ho trovato nessuna stazione chiamata Rai Stereo 1 su TuneIn. Ecco, vedete come lui, Alexa, stop,
Alexa, stop. A volte non ubbidisce, insomma. Che se ancora non l'hai fatto, ti prego iscrivermi. Mi stanco nel vedere nel cantiere gli operai, ma sono ginnico. Poco tonico, ma ginnico. Ginnico. Poco tonico, ma ginnico. Inizia presto quando mi alzo la mattina, scendere in cucina e raggiungere il divano, passare 7 minuti col caffè e una sigaretta e quello scatto.